Operazione Volatile Libero. Presto, li ho visti portare Kevin di là. So come andare dove stanno andando senza farci vedere. Io ancora mi chiedo perché sono spariti i sottotitoli, poi sono apparsi, poi sono scomparsi. Conosce questo posto a menadito. Seguitemi, nuovi padroni. Comunque è strano che hanno fatto, vabbè ci sta, il riflesso ai mobili ma non alle persone che ci camminavano sopra. Vabbè, dettagli. Era da un po' che non vedevamo gli insettini, effettivamente. Vieni qua. Ecco qui. A posto. Vai. Stupido ragazzino. Allora. Calmi un attimo. Facciamo le cose con la dovuta calma. Beh, fermi tutti. Devo uccidere i ragnetti e il caccio. Allora, so che non ha nessuna importanza a parte il fatto che dobbiamo averne più della CPU, bastardo. Però, ehi, ecco qua, già che ci siamo, dagli il bastone. Un vero esploratore sta zitto. Allora, fermi, dov'è la farfalla? Presa. Allora, qui nonno, fotografia. Belli, guarda cosa ho trovato. Qui non c'è nulla, se non che dobbiamo fare tutto il percorso. Dai Russell, su. Dobbiamo farci Seguitemi tutto il percorso. Dai Russell, Dio mio. Muoviti. Sto bene. Al contrario, per arrivare dall'altro lato. Dobbiamo stare esatto. Pronto. Attenti ai giri di vapore. Ancora, ma quanto è veloce. Ecco fatto, allora vieni tu. Presa. Prendiamoci la frutta, già che ci siamo. Grazie. Ricorda che puoi usare il rampino con Russell. Dai. Ok, aspettiamo che faccia il vapore. Tac. Vai nonno. Salta. Ecco fatto. Doppio giro di rampino. Dove va? Dove vai, cretino? Ecco qua, dicevo. Abbiamo fatto una manovra incredibile. Via il cane. Via. Anche l'altro cane. Via zero calcare. Scusatemi. Che tra poco, tra l'altro, esce la nuova serie di zero calcare. Quindi, messaggio promozionale, andatela a guardare. Allora, vediamo giusto per sicurezza, esatto. Se c'è qualcosa da queste parti. No, perfetto. Allora, vorrei riuscire a raggiungere la farfalla lì. Cosa dobbiamo fare? Ok, solita roba. Oh. Allora, aspetta. Prima di tutto. Esatto, quindi vai là e buttati di sotto, nonno. Però aspetta, Russell. Eccomi qua. Vai, prendi la fotografia. Bravo. Pronto. Vabbè, certo. Vabbè, per fortuna non abbiamo preso danno perché abbiamo switchato subito a lui e di conseguenza, essendo che non era il nostro personaggio giocabile, non abbiamo preso danno. Allora, qui. Tac. Come arriviamo dall'altro lato? La vedo molto semplice. Ecco fatto. Vai nonno, spostiamo la cassa. Anche se non vedo perché è diventato invisibile. Ecco qua, lì c'è la farfalla, quindi facciamo andare Russell. Bravo. Vabbè, non servi tu, nonno. Puoi stare giù. Un altro ecco esemplare qua. Per la mia collezione. Russell, zitto. Per favore. Ecco qua. Allora, volevo vedere se c'è qualcosa in questa stanza, ma a quanto pare direi proprio di no. Sento dell'elettricità. Allora, qui c'è un ascensore.
Credo che uno dei due deve scendere per forza e credo che quel qualcuno... Oh no. No, 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 fermo. Sì. Prima di tutto... Vai a prendere la farfalla. Tu, nonno, devi tornare di sopra. Anzi, no, tu hai ragione, tu devi stare giù. È lui che deve tornare di sopra. Vabbè, vediamola così. Non ci sono pipistrelli, perlomeno. Ma poi perché, scusami, non potete andare tutti e due dalla stessa direzione? Un vero esploratore è sempre... Un vero esploratore sta zitto. Zitto, ti odio. A te e questa parte del cazzo... Che è tornata prepotentemente, tra l'altro. Non c'era bisogno, non c'era motivo di fare tornare questa roba qui. Eppure sono riusciti a rimetterla anche all'interno di questa zona. Non c'era alcun motivo di metterla, eppure ce l'hanno fatta. Scendi? Bravo. Che fai? Ah, giusto. Ed ecco spiegato il motivo per cui dovevamo fare questo, ma ovviamente... Fasi di gioco in cui, per carità, perché invece non ci buttiamo di sotto tutti e due? Nonno muore se salta da troppo in alto. Se lo fa il ragazzino, per fortuna, no. Oh, di nuovo il tucano. Vabbè, effettivamente non serve saltare. Basta passare quando non c'è l'elettricità. Ma saltando possiamo farlo quando vogliamo, quindi. Allora, prima di tutto farfalla. Prendi farfalla, che per fortuna non fugge. Dove andate? Giuro non sono stato io, si sono buttati tutti e due assieme. Vai, no, 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 prendi. Bravo. Ecco qua. Merz. No, no. Bravo. Tac. Ecco qua, proseguiamo. Zitto, Russell, zitto. Zitto, zitto, zitto. Madonna. Ecco Kevin. Zitto, zitto, che cazzo urli? Non è sola. Nascondiamoci. Cosa urli, cretino? Il branco la sta portando dove ci sono i controlli di volo. Dobbiamo passare per quel cancello. Quale cancello? È una porta. Vabbè, allora inizi. Facciamo le cose al solito. Un attimo, con calma. Io intanto uccido tutti i ragnetti. Mentre Russell non ci guarda minimamente. Russell, perché fai i versi di Crash Bandicoot? Comunque, siamo a 40 MP di lui. Direi che non c'è proprio nulla di cui preoccuparsi. Prendi sta fotografia. Oh, a parte, esatto. L'esploratore è sempre pronto. Esatto, dovevo immaginarmelo prima di avanzare. Un frutto, due frutti. No, no, dai. Tu prendi questo. Per la mia collezione. Bravissimo. E mi sa che invece noi l'abbiamo mancata. Due fotografie, vero? Dai. Pronto. Pronto. Chi è? Ecco qua. Mi sa che noi siamo a fine livello e due fotografie l'abbiamo mancate. Eppure sembra che fossimo andati così bene. Dai. Eccoci qua. No, forse aspetta che c'è ancora speranza. Ok, qui non c'è nulla. Controlliamo, vediamo se possiamo... Cos'è? È una rana. Ferma quella rana, Russell, orca di quella puttana. Sì. Ferma la rana. Dov'è? Dove cazzo vai? Come faccio a passare di là? Ok, calmi. No, non posso passare. Come faccio a passare? Come faccio a prenderla? C'è... Fermala, rana, fermala! Ecco fatto. Ho dovuto spammare un po' di volte i colpi perché sennò... Ogni tanto magari decide di non prendermi. Ma... La dinamite... Un vero esploratore è sempre pronto. No, eh. A parte che quelle spade sono bellissime. Degni di un Souls, direi. Dai che forse ancora una fotografia magari. Kevin! No? Tranquillo Kevin, ti tireremo fuori da lì. Allora, due cose. C'era della dinamite e abbiamo mancato una fotografia. Quindi è probabile che fosse lì dove c'era la dinamite, ma... Comunque ci abbiamo messo il doppio e due secondi del tempo. Vabbè, in realtà poteva andare peggio. Combinazione combo.
La lente di ingrandimento. La lente di ingrandimento di Moons aiuterà Carla ad accendere i luoghi inesplorati. Fa attenzione, esplosiva. Una lente? Direi che la dinamite è esplosiva. Poi...